misericordia rende il mondo meno freddo. Da oltre sette secoli i giubilei ritmano la vita della Chiesa Cattolica, offrendo agli uomini un momento di riconciliazione, un invito a cogliere i segni della misericordia del Signore. Raccontarne le tradizioni, i simboli e i luoghi equivale a compiere un viaggio sulla rotta della fede in Dio secondo lo spirito dei pellegrini di un tempo, a partire dal primo anno santo della storia della Chiesa, indetto da Bonifacio VIII nel 1300, fino al Giubileo della Misericordia, voluto da Papa Francesco. Il docufilm I Giubilei e la strada del perdono, realizzato dal Centro Televisivo Vaticano insieme a Officina della Comunicazione, guida il pubblico lungo un sentiero spirituale denso di significati, avvalendosi di un linguaggio filmico innovativo. Oltre alle immagini d'archivio dell'Istituto Luce e del CTV, il documentario utilizza suggestive sequenze animate, consentendo anche ad un pubblico giovane di accostarsi alle secolari tradizioni giubilari. Ma è soprattutto il pellegrinaggio di uomini e donne verso il perdono di Dio, tra fatiche e sacrifici, a costituire il cuore della narrazione, come ha spiegato ai nostri microfoni Marco Roncalli, che abbiamo incontrato in occasione della presentazione del documentario in Filmoteca Vaticana. È un elemento che lo caratterizza, ma che esprime anche il valore del sacrificio che è legato al discorso appunto del pentimento. I pellegrinaggi negli ultimi periodi hanno così qualche volta rasentato delle forme del cosiddetto turismo religioso, anche se molti non rinunciano a praticare per esempio l'ultimo pezzo a piedi. Direi che comunque il valore fondamentale che ha avuto per moltissimo tempo è proprio stato quello alla fatica di un cammino, alla fatica, al sacrificio che è accompagnato dai pellegrinaggi che arrivavano da tantissime parti d'Europa. Non a caso l'Europa si è fatta camminando. Il docufilm, già protagonista della 73esima mostra del cinema della Biennale di Venezia, ora in formato DVD, dedica ampio spazio ai giubilei del XX secolo e alla carica rivoluzionaria che ha avuto rispetto alla tradizione l'anno santo indetto da Papa Francesco. Papa Francesco dice sempre che il tempo è superiore allo spazio. In questo senso Roma è stato lo spazio catalizzatore per secoli è stato il traguardo dei giubilei. In realtà ci è stata offerta la possibilità di, come dire, avere delle occasioni molto più vicine, dove di fatto ogni chiesa nel mondo è diventata in qualche modo un posto dove appunto sperimentare questa dimensione di perdono. Ma direi anche di più, forse la vera novità è che Papa Francesco ha addirittura esteso questo addirittura nelle carceri, dove le stesse porte delle celle sono diventate porte della misericordia. Ecco, io vedrei qui forse di più la grande carica innovativa. Ogni giubileo è interprete del proprio tempo, delle ansie degli uomini, dei loro bisogni più profondi. Il cristiano è pellegrino nel mondo e la Chiesa gli offre così un momento speciale per riflettere sul cammino compiuto e sulle nuove sfide che lo attendono. La Chiesa ha nella sua forza questa capacità di recuperare proprio nella dinamica della sua storia questi strumenti, il giubileo, ma penso per esempio anche al concilio. In qualche modo Papa Francesco ha usato anche il giubileo per riproporre il concilio. Potremmo definirlo per certi versi una sorta anche, è stato anche un giubileo del concilio, proprio perché del concilio ha messo in evidenza attraverso il paradigma della misericordia quello che più conta, cioè l'architrave essenziale del cristianesimo. Non a caso Paolo VI, chiudendo il concilio, ha riproposto di fatto il paradigma della parabola del buon samaritano.